frattempo abbiamo riscoperto la ragazza. Vai a dirlo al giudice della FIDAL che la ricopre. Spiegaglielo dov'è la ragazza che è arrivata ma non è arrivata. Spiegagli dov'è. Ultime centinaia di metri per Silvia. È tutta tua, Luca. Gestiscila come vuoi. Vai. E lei, la prima volta che supera i 50 km, ha vinto due settimane fa la maratona di San Valentino a Terni. Ed oggi, eccola, vittoriosa a Castiglion del Lago nella Strasimeno, Silvia Tamburi, atletica di Perugia. Grandissima vittoria dopo due settimane dalla maratona di San Valentino, altro grandissimo risultato per lei che aspira alla maglia azzurra nella ultra maratona, la medaglia è d'obbligo. Silvia, ce la fai a dirci subito qualcosa? Allora, diciamo che me ne ero quello che pensavo di farlo, perché sono una ragazza che è molto forte e quindi la gara non andava in Italia, credo che mi poteva tenere, insomma, provare. Poi lei è crollata e un pochino verso il 45esimo, no, non subito anch'io perché ho fatto dei chilometri sotto a 4 per recuperare. Però poi andiamo avanti. Senti, è la prima volta che andavi oltre 50 km, io ricordo di essere stata a 50 km di Romagna, però oltre non sei andata. Come hai affrontato una 58? Per te che poi aspiri a fare ancora 100 in maglia azzurra? Dura, cioè non si può capire dopo il 50esimo la festa arriva, si vedono dei piccoli dolori sento addosso, però ci sarà. La soddisfazione. Complimenti a Silvia Tamburi, l'applauso di Castiglion del Lago. A te Fabio. È arrivato anche Marco Lombardi, l'abbiamo visto.